Siamo ormai abituati a guardare film in cui gli attori si muovono in case infestate, alle prese con fenomeni paranormali di ogni genere. Ci siamo assuefatti agli effetti speciali, alle atmosfere cupe e alla suspense, a tal punto che ricerchiamo e apprezziamo questo genere di pellicole e rimaniamo ipnotizzati davanti allo schermo. È tutto finto, pensiamo. Sono attori che recitano su un set. Ci sono invece luoghi reali in giro per il mondo che si dice siano infestati davvero, con tanto di numerose testimonianze. Che si tratti di una grande città o di un piccolo paese di provincia, c'è sempre il classico edificio che dà i brividi e che si dice sia abitato dai trapassati. Lasciate quindi che vi accompagni in questo tour in giro per il mondo a caccia di luoghi stregati. Cominciamo con Raynham Hall, nel Regno Unito, al cui interno, nel 1936, è stata scattata la foto più famosa di uno spettro. Questa splendida dimora di campagna ha anche un passato oscuro, a quanto sembra. La misteriosa sagoma fotografata sarebbe quella di Lady Dorothy Walpole, detta Brown Lady, ovvero la signora marrone, per via del vestito di broccato di quel colore con cui appare. Sposa del visconte Charles Townsend, uomo dal carattere violento, venne scoperta dal consorte ad amoreggiare con Lord Wharton e di conseguenza esiliata nelle stanze di Raynham Hall, dove trascorse il resto dei suoi giorni senza poter uscire e senza poter vedere i suoi figli. Morì di vaiolo nel 1726. È ragionevole pensarla adirata per il trattamento ricevuto e per i lunghi anni di solitudine ai quali fu condannata. Una donna tormentata che, una volta lasciato questo mondo, è rimasta ad aleggiare lungo i corridoi della sua casa prigione. La famosa foto, dopo essere stata pubblicata sulla rivista Country Life Magazine, fu oggetto di aspre critiche perché ritenuta un falso, risultato di un trucco messo in atto dal fotografo, il capitano Hubert Provend, e dal suo assistente. I due, però, continuarono a sostenere di aver visto l'apparizione con i loro occhi fino alla fine dei loro giorni. L'isola di Poveglia, nella laguna di Venezia di fronte a Malamocco, ha una storia da montagne russe che l'ha vista dapprima fiorire al massimo, per poi alternare periodi più o meno floridi, venendo più avanti utilizzata come lazzaretto per gli ammalati di peste e infine trasformata in una sorta di manicomio galleggiante per emarginare i malati mentali. Su quest'ultimo punto, ovvero sul fatto che ci fosse un istituto di igiene mentale, ci sono ancora oggi dei dibattiti, perché sembra che la versione ufficiale parli di una casa di riposo. In entrambi i casi, vista l'epoca, si può solo immaginare cosa possa essere successo in quel periodo, su quel lembo di terra così difficile da raggiungere. Il posto ideale per sbarazzarsi del parente anziano o considerato pazzo. Chi approdava lì era come se svanisse nel nulla e poteva star certo che non avrebbe fatto il viaggio di ritorno. I morti di peste dapprima e i malati mentali deceduti poi venivano bruciati e i loro resti gettati in fosse comuni. È difficile districarsi tra le mille dicerie, come le storie di medici psicopatici che eseguivano esperimenti inumani su pazienti indifesi e quelle sui più che probabili maltrattamenti all'ordine del giorno. Quando ogni attività è cessata, l'isola si è guadagnata una serie di soprannomi come l'isola dei morti o l'isola dei fantasmi ed è diventata meta di cacciatori di spettri e studiosi del paranormale. Sono molte le testimonianze registrate nel corso degli anni da chi afferma di aver visto e sentito di tutto e di più: apparizioni, ombre, voci, grida, passi. Sembra proprio che Poveglia, una volta abbandonata dai vivi, sia stata ripopolata da coloro che non ci sono più. Torniamo in Inghilterra, davanti al The Ancient Ram Inn. Questa antichissima locanda, costruita nel 1145, su quello che si ritiene fosse un luogo di sepoltura pagano, vanta la presenza di più di 20 fantasmi visti o solo percepiti da moltissime persone che vi hanno soggiornato. Bambini, streghe, demoni e altre presenze di cui non si riesce a capire la natura e che si limitano a spostare oggetti
o a sfiorare le persone che dormono nei loro letti. Trasformato in un B&B, questo luogo attira ogni anno un gran numero di curiosi e studiosi. Per sperimentare il pianto di un neonato o le voci di uomini e donne vissuti in altre epoche, è sufficiente prenotare una stanza e tenersi pronti a una notte insonne, magari solo a causa dell'autosuggestione che trasformerà un banale scricchiolio nel passo di una presenza ultraterrena che si starà dirigendo proprio verso la vostra stanza. Una nave che non solca più i mari e se ne sta ferma a galleggiare senza un equipaggio e dei passeggeri, trasmette lo stesso senso di disagio di un edificio abbandonato. È il caso della Queen Mary. Questo bellissimo transatlantico ha trascorso 30 anni tra le onde prima di attraccare definitivamente a Long Beach e diventare un'attrazione turistica. Durante la sua lunga carriera, a bordo sono avvenuti più di 50 decessi, il che la rende, secondo il Time Magazine, uno dei 10 luoghi più infestati d'America. Gli spettri più avvistati sarebbero quelli di un ingegnere morto nella sala macchine, di una misteriosa donna vestita di bianco suicidatasi in una delle cabine e di alcuni bambini intravisti correre o sentiti ridere lungo i corridoi e specialmente nell'area della piscina. La nave è visitabile durante il giorno, ma se preferite ci sono anche speciali tour notturni, momenti nei quali è più probabile sperimentare sensazioni inquietanti mentre si cammina tra i passeggeri di un'altra dimensione che stanno ancora attraversando gli oceani. Ci trasferiamo in Germania, al castello del comune di Wolfsegg. La costruzione ha sulle spalle ben 800 anni e si vocifera che sia infestata dal fantasma di una donna che si diverte a spaventare i visitatori facendosi sentire con piccoli passi frettolosi, sussurri o improvvisi refoli gelidi. Stando a quanto raccontano gli abitanti del luogo, sarebbe lo spettro della contessa Clara von Helfstein, chiamata di Weisse Frau, la signora bianca, vissuta nel XV secolo. Sposa del conte Ulrich von Laber e divenuta signora del castello, si innamora poi del mastro ferraio Rüdiger Müller. Il conte scopre la tresca e uccide la moglie in un impeto di gelosia. Triste storia di una contessa che, dopo una morte tanto violenta, è rimasta padrona indiscussa del castello e cerca di allontanare chiunque osi mettere piede nelle sue stanze. Voliamo nuovamente in America, a Fall River, in Massachusetts, questa volta per visitare la famosa casa di Lizzie Borden. In questa casa, nel 1892, è avvenuto un doppio omicidio per mano, sembra, di Lizzie, che avrebbe assassinato a colpi d'ascia il padre e la matrigna. Fu processata e assolta più che altro sulla base della sua condotta irreprensibile fino a quel momento. Oggi sono in molti a pensare che l'abbia fatta franca solo perché all'epoca non esisteva una squadra di agenti della scientifica pronti a passare al microscopio l'abitazione e l'arma del delitto. Comunque sia, tra quelle pareti si è compiuto un vero massacro che, secondo alcuni sensitivi, ha steso un velo energetico negativo e permanente. Oggi l'edificio è un bed and breakfast e i proprietari non fanno nulla per nascondere l'agghiacciante storia. Anzi, oltre ai turisti in cerca del brivido, molti cacciatori di fantasmi hanno soggiornato in quelle stanze. Tra i fenomeni sperimentati si registrano gambe o braccia toccate da entità invisibili, coperte che scivolano a terra durante la notte, ombre fluttuanti, l'apparizione di una donna in camicia da notte in quella che una volta era la camera da letto padronale, porte che si aprono e si chiudono da sole, oggetti che si spostano, passi, voci. Tutti sono d'accordo sul fatto che si respiri un'atmosfera pesante, come spesso accade nei luoghi dove qualcuno è stato ucciso. È il nostro sesto senso che ci parla nel suo linguaggio speciale, fatto di pelle d'oca causata da sinistri echi del passato. Eccoci in Francia, davanti a un imponente castello, il Château de Brissat, considerato il più alto del paese. Il fantasma che lo abita viene chiamato la Dame Verte,
ovvero la signora o dama verde, per via del colore del suo vestito, secondo i molti avvistamenti. Non è però la classica apparizione di una bellissima donna, bensì di uno spettro che spaventa a morte chi si sofferma abbastanza a lungo da guardarla bene in volto. Al posto degli occhi e del naso sono visibili delle cavità nere. Oltre a farsi vedere spesso nelle stanze delle due torri, si fa sentire con i suoi lamenti che riecheggiano nella notte. Ma chi è costei che non trova pace? La storia ci porta il suo nome, Charlotte de Brézé, figlia illegittima del re Carlo VII, nata dalla relazione con la favorita del tempo, Agnès Sorel. La si fece sposare con il nobiluomo Jacques de Brézé in un matrimonio combinato privo d'amore, tanto che i coniugi dormivano in camere separate. Una notte uno dei servi avvertì Jacques che la moglie aveva accolto nella propria stanza un certo Pierre de Lavergne. Gli amanti furono colti in flagrante e uccisi dal marito, ferito più nell'onore che nei sentimenti. L'omicida impunito lasciò il castello poco tempo dopo perché, si dice, tormentato notte e giorno dai lamenti della coppia di amanti passati a miglior vita per mano sua. Rieccoci in America, in Colorado, di fronte all'edificio che ha ispirato il romanzo di Stephen King, Shining, lo Stanley Hotel. E proprio come nel famoso romanzo, anche questo albergo ha una stanza che, si dice, ospiti una presenza invisibile, la camera 217. Lo stesso King racconta che negli anni 70 soggiornò proprio lì ed ebbe un terrificante incubo che portò poi alla stesura di Shining. Ciò che lo scrittore non sapeva all'epoca era che quella stanza aveva una storia particolare. La vicenda risale al 1911, quando il proprietario, a causa di un blackout improvviso, pensò di mettere una lanterna a gas in ogni stanza per fornire luce agli ospiti. La lampada della 217 era difettosa e cominciò a perdere gas che ben presto saturò la stanza. Una delle cameriere che voleva dare una mano entrò nella camera con una candela accesa. Ci fu una terribile esplosione che scagliò la donna fuori dalla stanza. Ad oggi alcuni ospiti della 217 affermano che durante la notte qualcuno riordina l'ambiente, piegando i vestiti e preparando le valigie. Si sentono risate di bambini nei corridoi e profumo di manicaretti nei tunnel sotterranei utilizzati in passato dal personale che, per il decoro dell'epoca, non doveva essere visto dagli ospiti per arrivare alle cucine. Come se non bastasse, a poca distanza c'è anche un cimitero degli animali dove sono sepolti gli amici a quattro zampe di coloro che hanno lavorato lì in passato e che, ogni tanto, raspano alla porta di qualche stanza per poi tornare a correre e a giocare tra le pieghe del tempo. La prossima meta ci attende in Svezia, nel piccolo villaggio di Borgvagnet. Questa è la vecchia canonica, costruita nel 1876 per fungere da abitazione per il parroco di turno. I fenomeni paranormali cominciano, a quanto si dice, nel 1927, quando il parroco del momento riferisce di strani accadimenti. Il bucato steso ad asciugare in cortile trovato a terra, oggetti che cambiano di posto, la sedia a dondolo che si muove da sola, apparizioni di quelli che oggi conosciamo come shadow people o uomini ombra. I fenomeni continuano negli anni e più di un parroco riporta più o meno le stesse cose. Anche i parenti e gli amici dei religiosi assistono a eventi anomali. La leggenda parla di donne abusate e bambini sepolti sul retro, ma storicamente parlando non ci sono prove certe. Oggi questo è un bed and breakfast, affittabile interamente da chi intende controllare di persona se le dicerie sono vere o meno. L'ultimo luogo che visitiamo virtualmente è la fortezza di Akershus, a Oslo, in Norvegia. Costruita alla fine del XIII secolo, questo edificio è ritenuto il più importante monumento medievale del paese. Ha visto innumerevoli scontri, assalti, battaglie e guerre che inevitabilmente hanno condotto alla morte tantissime persone, tra soldati e prigionieri, visto che una sezione era adibita a prigione.
È facile diventare vittime dell'autosuggestione in questo come in tutti i castelli o gli edifici antichi, che sono saturi di storia e di episodi spesso violenti. Secondo gli abitanti di Oslo, questa costruzione ha visto troppo sangue che, sebbene lavato via, è rimasto aggrappato alle maglie del tempo, come coloro che hanno perso la vita tra quelle mura. Due sono le presenze nominate sempre dagli abitanti di Oslo: Malkanisen e Mantelgeisten. Malkanisen è una sorta di cane demone che sta a guardia dei cancelli della fortezza, l'equivalente del Black Dog o cane nero nel folklore del Regno Unito. Chiunque lo veda è destinato a cadere vittima di terribili sventure o addirittura condannato a morire entro breve tempo. Mantelgeisten, invece, è lo spettro di una donna che sembra fosse tenuta prigioniera in una delle stanze del castello e che oggi appare ai più fortunati o sfortunati, vedete voi, con il suo lungo vestito e il suo viso completamente liscio, privo di occhi, naso e bocca, mentre cammina verso la stanza che un tempo era la sua prigione. Siamo giunti alla fine di questo tour a caccia di fantasmi, all'insegna del brivido, ma anche della storia, delle leggende e delle testimonianze. Ci sono tantissimi altri luoghi che si dice siano stregati, ma spero che quelli da me scelti vi abbiano affascinato con le loro atmosfere, a metà strada tra la realtà e una dimensione abitata da coloro i cui occhi si sono chiusi per sempre, ma che forse vedono meglio dei nostri.